Si è tenuta ieri presso l'Aula Magna delle scuole elementari a Sala Consilina la presentazione del progetto preliminare del piano urbanistico comunale. Ai lavori moderati dal giornalista Pasquale Lapadula sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Sala Consilina Gaetano Ferrari, Giuseppe Ferricelli, assessore all'urbanistica del comune, Raffaele Accetta, presidente della comunità montana Vallo di Diano, Michele Rienzo, responsabile dell'Agenzia di Innovazione e Ricerca Territoriale Comunità Montana Vallo di Diano. Attilio De Nigris, coordinatore dell'Ufficio Unico di Piano, ai nostri microfoni ha illustrato le peculiarità del nuovo PUC. Le caratteristiche di questo nuovo piano si basano essenzialmente su di uno slogan, che è valorizzare l'esistente per proiettarsi nel futuro. Oggi noi presentiamo un documento preliminare che abbiamo redatto come ufficio di piano del comune, nel quale abbiamo fatto un po' la fotografia della realtà di Sala Consilina. Questo perché il piano non lo deve fare il comune, ma lo devono fare i cittadini, perché paradossalmente rispetto a 30 anni fa, in cui si parlava di grandi espansioni territoriali, di nuove realizzazioni, oggi parliamo di una riqualificazione dell'esistente. E chi può riqualificare l'esistente? Può riqualificare solo la cittadinanza, chi vive quotidianamente la realtà e che quindi deve contribuire con il proprio know-how a migliorare questo piano. Presente anche l'avvocato Marcello Feola, già assessore all'urbanistica della provincia di Salerno e presidente dell'organismo di piano permanente PTCP, con il quale abbiamo analizzato il lavoro svolto dall'organismo da lui presieduto, che ha sostanzialmente accompagnato i comuni nella definizione dei PUC. L'organismo di piano è importante nella fase di accompagnamento. Noi abbiamo messo in campo un ufficio di piano che è vicino agli uffici di piano comunali per tentare di portare un po' tutti per la definizione delle regole urbanistiche che purtroppo mancano. Abbiamo approvato il PTCP già più di un anno e mezzo or sono, dobbiamo purtroppo registrare un ritardo dei comuni nell'elaborazione dei PUC. Fatta eccezione per un'area territoriale che è proprio il Vallo di Diano, laddove c'è stata un'opera importante di coordinamento e di sollecitazione da parte della comunità montana che ci ha molto aiutato nell'attività di elaborazione dei PUC del comprensorio.